Salve, buongiorno e benvenuti, io sono Violetta e questa è una nuova puntata di Ficcanaso, il vostro seguito personale sempre in caccia di succulente notizie dal mondo di Hollywood e non solo. Arriva il prossimo 19 aprile un film che io personalmente aspetto da mesi, Ghost Stories. Horror tratto da una fortunatissima piece teatrale che porta sullo schermo lo scetticismo verso il paranormale al grido di il cervello vede quello che vuole vedere. Quanto mi piacerà, quanto mi piacerà. Guarda, buona merda. In un ruolo di primo piano troviamo nel film Martin Freeman, amatissimo attore dal British aplomb, visto in alcuni dei franchise più amati degli ultimi anni, Sherlock, Lo Hobbit e nel Marvel Cinematic Universe. Ma passiamo subito alla sua scheda. Martin Freeman nasce ad Aldershot, nell'apostrofo come dice Wikipedia o negli come si sente nei film, Hampshire, ultimo dei cinque figli, l'8 settembre 1971. Muove i primi passi da attore al London's National Theatre e dal 1997 inizia timidamente a calcare le scene televisive in piccoli ruoli in alcune serie e film TV. È nel 2001 che la sua carriera subisce un balzo in avanti grazie alla notissima serie comica, cioè comica dipende, è humor inglese, è strano, The Office, in cui interpreta Tim Canterbury, uno dei protagonisti. Il ruolo di Tim però gli rimane per anni attaccato come una lunga ombra scura, parole sue, precludendogli alcuni ruoli più seri negli anni a venire. Lo ritroviamo però in pellicole comiche come Ali G o nella commedia romantica Love Actually e persino in un cameo in L'alba dei morti dementi. Freeman sarà poi presente anche negli altri due film della famosa trilogia del cornetto di Edgar Wright, ovvero Hot Fuzz e La fine del mondo. Un primo ruolo drammatico arriva grazie alla BBC nella serie storica Carlo II, Il potere e la passione, in cui interpreta uno dei protagonisti, Lord Shaftesbury. Da qui la sua recitazione inizia ad essere apprezzata pienamente. Lo ritroveremo infatti in una lunga serie di show televisivi e di pellicole cinematografiche come Complicità e sospetti, Dedication o The Good Night. Nel 2010 viene scelto ancora per la BBC come interprete del personaggio di Watson, iconico compagno dell'investigatore Sherlock Holmes, Benedict Cumberbatch, ruolo che gli vale un BAFTA, un Emmy e numerosi altri premi. Ancora dal 2013 lo rivediamo sul grande schermo nel ruolo del giovane Bilbo Baggins nella trilogia prequel del Signore degli Anelli, Lo Hobbit. Il 2014 è l'anno della serie Fargo, per un'altra interpretazione che gli vale il consenso unanime della critica e svariate nomination ai più prestigiosi premi televisivi. Nel 2016 spunta anche nel Marvel Cinematic Universe. Dopo una piccola parte in Captain America Civil War, il suo personaggio riveste un ruolo di primo piano nel recente Black Panther. Ed anche se non è ancora stata annunciata la sua partecipazione a futuri film dell'MCU, il suo Everett Ross tornerà sicuramente molto presto. Magari proprio in Infinity War per incontrare Doctor Strange e Sherlock Cumberbatch? Negli ultimi tempi lo abbiamo visto infine, oltre che nell'horror Ghost Stories, nella serie thriller Startup e nel post-apocalittico Cargo. Ma io non posso scordare il film in cui l'ho scoperto e me ne sono innamorata, di lui e della pellicola. Sto parlando dell'adattamento cinematografico di Guida Galattica per autostoppisti, del favoloso Douglas Adams, creatore anche del personaggio originario di Dirk Gently. Ma torniamo a noi. Martin è stato sposato fino al 2016 con Amanda Abington, che nella serie Sherlock ha interpretato proprio la moglie di Watson. Sì, era Mary. Corpo de scena. Dopo 16 anni di onorato matrimonio e due ragazzini, i due si sono mollati pacificamente. O almeno è quello che dicono. Perché in realtà pare che lei sia nera a causa dell'amicizia particolare di lui con una donna misteriosa, che sarebbe in realtà la vera causa della rottura. Ma secondo me te lo posso dire tutto come Sherlock. Amica misteriosa e benedettone. E qui parte la ship. Questo era tutto quello che avevo da dirvi su Martin Freeman. Grazie per aver guardato. Ora fatemi sapere la vostra. Lo conoscete? Vi piace? In quale film o serie TV vi piace? Iscrivetevi ai social, al canale di Screen Week e venite a trovarmi sul mio canale Violetta Rocks e su www.violetta.rocks. Ai prossimi appuntamenti. Ciao!